Buonasera a tutti, benvenuti al Circolo Ufficiale della Marina Militare di Napoli. A nome mio personale e di tutta la Presidenza vi do il benvenuto a questa serata. Siamo lieti di poter ospitare questa kermesse militare organizzata, voluta fortemente dalla dottoressa Antonella Cilento, che ringrazio di aver scelto questa sede per questa manifestazione. È la prima serata dedicata a Stelle Coppie, ce ne saranno altre due, mi sono segnato le date, una il prossimo 21 febbraio 2019 e la terza ed ultima il 18 aprile. Queste tre date saranno intervallate da due date, una a Roma il 7 marzo e l'ultima a Milano il 23 maggio. Un ringraziamento particolare alla dottoressa Cilento, come detto che tutti quanti voi conoscete, autrice di romanzi e opere letterarie, critica letteraria, vincitrice di numerosi premi. La sede del Circolo, quando ha saputo della volontà di organizzare questa kermesse, è stata subito propensa e abbiamo abbracciato questo progetto. Speriamo di portare qualcosa di particolare alla città di Napoli e speriamo che questa manifestazione possa protrarsi nel tempo ed essere ancora ospitata al Circolo Ufficiale. Grazie dottoressa, grazie a tutti. Passo la parola alla dottoressa per presentarci i nostri relatori di questa sera. Io prendo le misure di questo nuovo luogo che mi è, come dire, piacevole e al tempo stesso ignoto, quindi imparo a dove mettere rispetto alle luci. Non so se ci vedete, ci sentite alla perfezione, restituiteci, è perfetto, forse mi abbasso perché la luce mi acceca. Dunque, benvenuti a questa 11ª edizione di Strane Coppie. Vi devo chiedere una prima cortesia, perché per interferenza con i microfoni vi dobbiamo chiedere di spegnere i cellulari, altrimenti durante le letture e gli interventi potreste sentire un ritorno sgradevole dalle amplificazioni. Dunque, dicevo, benvenuti a questa 11ª edizione, è sempre un'avventura, come dire, avviare Strane Coppie, avviare una manifestazione culturale che tra l'altro si muove da Napoli e, come succede ormai da alcuni anni, si sposta in altre città, sale a Roma, sale a Milano. In questa edizione i 5 appuntamenti sono spalmati sulle 3 città principali da sempre di Strane Coppie e, come dire, cerca anche di esplorare dei luoghi, degli spazi, dei modi di raccontare la letteratura e l'interazione fra la letteratura e le arti in maniera nuova, in maniera differente. Siamo molto contenti di questa particolare location e ringraziamo molto il comandante per l'ospitalità, anche perché, come chi ci segue da molti anni sa, Strane Coppie ha la caratteristica di spostarsi ogni anno in luoghi differenti e quindi dà l'opportunità anche ai napoletani, nel nostro caso, di conoscere, come dire, spazi della città che normalmente non vengono visitati o sono visitati soltanto da chi da sempre li frequenta, come questo bellissimo Circolo Ufficiale. Ed è successo altrettanto e si ripeterà quest'anno anche a Roma con l'apertura del piano di Palazzo Altieri, che Banco BPM apre soltanto in specialissime occasioni. Spesso anche in quel caso i romani entrano in luoghi che non hanno mai visitato prima. Che cos'è che succede quest'anno per chi ci segue da sempre? Strane Coppie, come sapete, si è sempre organizzata su coppie di scrittori, quindi su coppie di autori, coppie di temi anche, disgiunti o congiunti da coincidenze temporali, da argomenti tematici. Quest'anno ci siamo lanciati in un esperimento e abbiamo coinvolto i nostri ospiti, relatori e amici della manifestazione in un'idea nuova, l'idea appunto delle costellazioni. È possibile raccontare la letteratura attraverso famiglie di testi, ovvero fra autori e libri che dialogano oltre i confini nazionali e le lingue, oltre il tempo, in maniera congiunta, disgiunta, intorno a un tema. Come avrete visto dal programma, Strane Coppie quest'anno ha dei temi che, insomma, tutti i giorni voi, sfogliando un settimanale, un quotidiano, incontrate, trattati in base a criteri d'attualità. Stasera, per esempio, cominciamo con la bellezza, ma ci sarà anche il femminicidio, o straniero, straniamento, quindi argomenti a volte anche tristemente di grande attualità.
Tuttavia la narrazione a cui noi ormai siamo stati abituati è quasi sempre orizzontale, quasi sempre non approfondita, non verticale. La letteratura e le arti hanno la possibilità di farci entrare in una dimensione completamente diversa dell'argomento. E per questa ragione che stasera cominciamo con uno dei problemi fondamentali forse del nostro tempo, un tempo così strettamente cosmetico, così superficiale, legato in qualche modo a ciò che appare e mai a ciò che problematicamente vogliamo far venire alla luce. Che cos'è questa bellezza? Ci salverà? È possibile ancora che la bellezza dell'arte e della letteratura ci metta nella condizione di guardare il mondo in maniera differente? La costellazione di stasera è, come dire, molto ampia, salta dall'Ottocento al Novecento, congiunge diverse letterature, e per poterla proporre al meglio a voi che siete già lettori forti e che speriamo di far diventare sempre più curiosi, sempre più attenti, sempre più interessati, abbiamo chiamato, dire, due amici ormai di strane coppie, ovvero Melania Mazzucco, che vi prego di salutare, e il professor Giuseppe Mendrini. Allora, in puntate recenti della manifestazione, per esempio l'anno scorso a Roma, il professor Merlino è stato con noi in compagnia di Magda Zabò, e invece Melania, l'ultima volta che è stata nostra ospite, è stata con noi per Fausta Cialente, se non ricordo male. Quindi anche qui, insomma, due grandi scrittrici, peraltro o quasi completamente dimenticate, o come nel caso di Magda Zabò, finalmente recuperate dalla nostra letteratura. Stasera il loro attraversamento sarà complesso, articolato, non so se devo presentarveli, in realtà io credo che i nostri affezionati li conoscano benissimo. Insomma, Melania Mazzucco è fra le nostre più importanti scrittrici, rappresenta l'Italia in tutto il mondo, è, come dire, una delle sperimentatrici di maggior rilievo della nostra scrittura, e naturalmente stasera, poiché di bellezza si parla attraverso uno specchio particolare, cioè raccontare la bellezza attraverso lo sguardo dei pittori e come gli scrittori raccontano i pittori in letteratura, naturalmente non poteva che esserci lei, che insomma ci ha lasciato uno straordinario romanzo su Tintoretto, una grande ricerca anche sulla famiglia Tintoretto, e naturalmente anche un libro molto particolare che, se non avete ancora esplorato, è arrivato il momento di attraversare, che è il Museo del Mondo, dove in qualche modo ha raccontato tutti i quadri che ha amato e che l'hanno a loro volta attraversata. E il professor Merlino doveva esserci per forza stasera, perché dovendo raccontare di Proust, di Zola e di Balzac, non poteva non esserci la sua voce, insomma, straordinaria, ci ha illuminato la letteratura francese non solo, da studenti, da adulti, e continua a farlo all'interno di questa nostra meravigliosa occasione. Dunque mi fermo e cominciamo immediatamente, come dire, a farvi entrare nel merito. Non andremo in ordine cronologico, saltelliamo, e cominciamo però dal padre di ogni discorso del Novecento, cominciamo da Proust e cominciamo con una lettura. Sono con noi stasera Marcella Vitiello e Imma Villa, che vi prego di applaudire. Il pubblico napoletano le conosce molto bene, le avete applaudite a teatro in molte occasioni, e stasera ci accompagneranno con la loro voce. Su, svelto, passatemi quella tela, mi disse. Sento che Madame Elstir sta arrivando. E anche se la giovane donna con la gommetta non ha avuto, ve l'assicuro, alcuna parte nella mia vita, è inutile che questo acquerello capiti sotto gli occhi a mia moglie. L'ho conservato solo come un divertente documento del teatro di allora. E prima di nascondere l'acquerello dietro di sé, Elstir, che forse non lo vedeva da diverso tempo, lo fissò con sguardo attento. Non c'è che la testa da salvare, mormorò. Il resto è dipinto malissimo, le mani sono da principiante. Ero costernato per l'arrivo di Madame Elstir, che si sarebbe tradotto in un ulteriore ritardo. Ben presto il davanzale della finestra si tinse di rosa, uscire ormai non avrebbe avuto senso. Sfumata ogni possibilità di vedere le fanciulle, non aveva più nessuna importanza che Madame Elstir ci lasciasse soli più o meno rapidamente. D'altronde non si trattenne a lungo. Mi parve assai noiosa. I suoi capelli neri incanutivano ed era ordinaria senza essere semplice, perché riteneva che la sua bellezza scultorea richiedesse modi solenni e un portamento maestoso.
Era vestita con la massima sobrietà e commuoveva, ma destava anche stupore sentire il Stier esclamare in ogni circostanza con rispettosa dolcezza, quasi che niente come pronunciare queste parole lo intenerisse e lo disponesse alla venerazione: mia bella Gabrielle. Più tardi Madame Elstir acquistò una sua bellezza anche ai miei occhi. Fu quando conobbi la pittura mitologica di Elstir. Capii che è un tipo ideale riassunto in certe linee, in certi arabeschi che ricorrevano di continuo nella sua opera a un determinato canone, e gli aveva attribuito di fatto un carattere quasi divino, avendo consacrato tutto il proprio tempo, tutta l'energia mentale di cui era capace, in una parola, tutta la vita, alla missione di distinguere meglio quelle linee, di riprodurle più fedelmente. Ciò che un siffatto ideale gli ispirava era in verità un culto così grave, così esigente, da non consentirgli mai d'essere soddisfatto. Era quell'ideale, la parte più intima di lui. Perciò non era riuscito a considerarlo con distacco, a trarne emozioni, sino al giorno in cui l'aveva visto concretizzato fuori di lui, nel corpo di una donna, il corpo della futura Madame Elstir. Che riposo del resto posare le labbra su quella bellezza che prima doveva estrarre con tanta fatica da se stesso e che ora misteriosamente incarnata gli si offriva in un susseguirsi di comunioni efficaci. Elstir a quel tempo non era più nella prima giovinezza. S'avvicinava all'età in cui si punta sulle soddisfazioni del corpo per stimolare la forza dell'intelligenza, l'età in cui, mentre la stanchezza intellettuale ci inclina verso il materialismo e la diminuzione dell'attività verso la possibilità di influssi ricevuti passivamente, cominciamo ad ammettere con cautela l'esistenza di certi corpi, certe pratiche, certi ritmi privilegiati che realizzano così naturalmente il nostro ideale da far sì che anche senza genio, limitandoci a copiare il movimento d'una spalla, noi daremo vita a un capolavoro. È l'età in cui amiamo accarezzare la bellezza con lo sguardo, al di fuori di noi, accanto a noi in un arazzo, in un bello schizzo di Tiziano scoperto nella bottega d'un rigattiere, in un'amante bella come lo schizzo di Tiziano. Appena me ne resi conto, non potei più posare gli occhi su Madame Elstir senza una reazione di piacere, e il suo corpo mi parve meno greve perché lo colmai di un'idea, l'idea che fosse una creatura immateriale, un ritratto di Elstir. Per me lo era, è certo anche per lui. I dati della vita non contano per l'artista, si risolvono per lui in semplice opportunità di mettere a nudo il proprio genio, vedendo uno accanto all'altro 10 ritratti di persone diverse dipinti da Elstir, si avverte chiaramente che prima d'ogni altra cosa sono degli Elstir. Ma dopo quest'alta marea del genio, salita a ricoprire la vita con l'affaticarsi del cervello, l'equilibrio a poco si spezza e la vita, simile a un fiume che riprende il suo corso col defluire di una marea contraria, riprende il sopravvento. Ora, per tutta la durata del primo periodo, l'artista ha gradualmente isolato la legge, la formula del suo dono inconscio. Sa quali situazioni, se è romanziere, quali paesaggi, se è pittore, gli forniscono la materia. Di per sé stessa è indifferente, ma necessaria ai fini delle sue ricerche. Verrà un giorno in cui, per l'usura del cervello, non avrà più, davanti ai materiali fino allora utilizzati dal suo genio, la forza di compiere lo sforzo intellettuale che solo può creare l'opera, eppure continuerà a cercarli, felice di trovarseli accanto per il piacere intellettuale che si destano in lui. All'ombra delle fanciulle in fiore, Marcella Vitiello ci ha allietato in una lettura che noi temevamo tutti, perché è difficile leggere Proust, è davvero una grande faticaccia, e la traduzione di Giovanni Raboni, bellissima ma complessa, e Marcella è stata assolutamente meravigliosa. Al professor Merlino la prosecuzione. Buonasera, allora vi sarete accorti dalla presentazione che ha fatto Antonella Cilento che io sono strettamente in terra di romanzo francese,
perché è quello che conosco e quindi non mi avventuravo altrove. In particolare io ho tre autori che sono da trattare velocemente, anzi Antonella non l'ha detto, ma il suo desiderio è che io sia breve, se non brillante almeno decente e soprattutto chiaro. Io cerco di rispettare questi desideri inespressi. Allora, noi siamo qui in uno dei volumi della Recherche che si chiama All'ombra delle fanciulle in fiore. È un volume molto opportuno per il nostro tema di stasera, perché lì si presenta uno dei tre artisti di questo immenso romanzo. Un romanzo è immenso perché è un romanzo non finito, è un romanzo inesauribile, seppur ipotesi sciocca, ma comunque avesse vissuto di più, è certo che lo avrebbe continuato, perché è un romanzo che avendo lui avuto l'idea di scrivere l'inizio e la fine, lo diceva lui, sembrava una sciocchezza, poi i manoscritti lo hanno confermato, in mezzo si poteva mettere qualsiasi cosa. L'importante è avere messo due capisaldi, l'incipit e l'explicit. In mezzo lo si poteva, come lui avrebbe detto, imbottire di qualsiasi cosa gli venisse in mente. E così sarebbe stato un romanzo ancora più straordinario di com'è. Va bene, quindi L'ombra delle fanciulle in fiore si presenta Proust a tre artisti fondamentalmente: uno scrittore che si chiama Bergotte, un musicista che si chiama Venteuil e questo pittore che si chiama Elstir, che è un trasparente anagramma del grande ritrattista americano Whistler. Perché questo è il libro giusto per noi stasera? Perché in questo libro si incontrano contemporaneamente, perché sono amici tra di loro, il personaggio Elstir, pittore impressionista dalla giovinezza burrascosa, presente poi 2000 pagine dopo nel libro con un flashback, e si incontrano le fanciulle in fiore. Ora, l'incontro tra Proust e le fanciulle in fiore, lo ripeto più volte, è un incontro capitale, perché come andava avanti questo immenso romanzo? Con uno schema molto ottocentesco. L'incontro complicato ma anche avvincente tra un giovane intellettuale di alta borghesia e l'aristocrazia superstite in Francia, che era un esempio molto trafficato dai romanzi ottocenteschi, perché l'aristocrazia perdeva potere ma manteneva un predominio primato nell'arte, nel gusto, nella eleganza, nel saper vivere. La borghesia combatteva e contrastava questo primato, questa supremazia, ma intanto ne subiva il fascino e ne covava una certa invidia, una certa gelosia, da cui nasce quel fenomeno celeberrimo, borghese, democratico, che è lo snobismo. Ammessa da parte questa cosa, e per entrare nel romanzo, il narratore si trova in vacanza al mare, dove cessavano le grandi regole sociali. Ciascuno non rappresentava grosso modo che se stesso. Il narratore è abituato a essere l'erede di una tradizione altoborghese, di relazioni, di conoscenze, di culture, di ricchezze. Arrivato a Balbec, egli era sempre un giovanottino elegante che stava nel grande hotel. Gli mancava questa qualità di genealogia, di erede alle spalle, e questo deficit che lui provava nel presentarsi nel mondo della vacanza balneare viene immediatamente utilizzato per scoprire una realtà che mai sarebbe entrata nel romanzo. Negli schizzi di Proust il romanzo era un giovanotto di buone speranze, con tendenze intellettuali, che vuole diventare uno scrittore, incontra le grandi famiglie aristocratiche di Parigi e si sarebbe visto come andava a finire. Ma il romanzo si squaderna e si squarcia con l'incontro di queste fanciulle in fiore sulla spiaggia di Balbec. Chi sono queste fanciulle? Se lo chiede il narratore, che ragiona per categorie. Ma chi saranno? Le amanti di ciclisti, di cocchieri, ma chi saranno? Socialmente sono irriconoscibili, non presentano nessun segno distintivo, perché sono effettivamente un fenomeno che ignora il narratore. Essi sono elementi di una modernità che lui non conosce, perché lui è lo scrittore tra due secoli ed era arrivato ottocentesco e se ne va novecentesco da questa vacanza a Balbec. Le ragazze sono sportive, spigliate,
eccentriche, anche scostumate, certamente piuttosto incolte, molto attraenti e anche molto curiosi di conoscere il mondo. Questo squarcio, diciamo, di una lingua francese elementare, di un'ignoranza allegramente esibita, di una disinvoltura sessuale che poi avrà molti sviluppi nel romanzo, di una impertinenza costante in tutte le circostanze, sono il grimaldello con cui il narratore scopre che c'è una vita moderna che non si limita ai contrasti, ai conflitti o alle competizioni alta borghesia nobiltà, ma è un'altra cosa, e questo diventerà il corpo maggiore del romanzo, perché la fanciulla in fiore occuperà parecchi, che sarà, si chiamerà poi Alberti, parecchi volumi. Allora, qual è il nesso? Il nesso è questo, che Elstir, da cui finalmente lui è andato in visita per vedere l'atelier di Elstir, è un grande amico delle fanciulle in fiore, è un involontario intermediario tra il narratore timido, l'imbranato, e le fanciulle in fiore abbastanza sfacciate. Chi è che mette in contatto questi due mondi? È Elstir che li mette in contatto. Elstir, a suo modo, è l'altro partecipante della modernità, ma in una maniera molto più, diciamo, complessa e sofisticata, perché Elstir è il pittore impressionista che viene descritto da Proust. Noi adesso abbiamo letto una parte in cui nello studio di Elstir compare Madame Elstir, che avete sentito come viene presentata, anche in una maniera molto, molto interessante. C'è una frase molto bellina che dice: ordinaria senza essere semplice, mi deluse. Insomma, è una signora certamente bella, un po' monumentale, e che di questa monumentalità ha fatto una solennità personale, ha un incedere maestoso e scultorea. Va bene, ma la cosa interessante del passaggio che avete letto, secondo me, è questo, che Elstir ha la gioia di vedere incarnata una idea che teneva dentro e che gli costava molta fatica creativa esprimere nei quadri, e purtuttavia l'aveva fatto, ma adesso poteva congiungere un piacere sensuale del corpo della moglie accanto a lui e della realizzazione di un'idea. Perciò si è tanto spesso parlato del platonismo di Proust, perché si sostiene che Proust avesse un impianto mentale platonico delle idee che poi per rifrazioni e movimenti diversi arrivano nella vita sublunare, quella nostra. Quindi Elstir è un pittore moderno, e per giunta, poche pagine prima di quello che avete letto, dopo, c'è la descrizione di un quadro, che è una descrizione straordinaria, perché ci dice qual è una delle grandi invenzioni dell'impressionismo, che adesso vi riassumo in tre parole, poi tu mi dirai quando devo smettere su questo. Allora, il titolo di questo famoso inesistente quadro, è inesistente anche il Stier, naturalmente tutti si affannano a trovare la chiave, va bene? E questo quadro si chiama Il porto di Carquetuit. Carquetuit è un esistente villaggio della costa normanna, però immaginiamocene uno qualsiasi. Carquetuit è una città, è un borgo che ha delle chiese, che ha un porto, che ha una spiaggia, che ha dei pescherecci, il porto della Normandia del primo Novecento. Allora, come lo dipinge? Che cosa nota questo giovane imbranato, che è il narratore, che però ha un occhio molto acuto e una testa che lavora? Dice, qual è la grande novità? Che il stile riesce costantemente, come Dio creò il mondo nominandolo, questo dice la Bibbia, così il stile ricrea il mondo rinominandolo. E l'esempio è in questo quadro. In questo quadro tutto quello che è di mare, i pescherecci, il porto, le sabbie, le insenature, è così fittamente e densamente popolato di barche e visto in prospettiva, e movimentato da folle di bagnanti o di persone che passano di barche di peschereccio in peschereccio, che viene descritto in termini di terraferma. Cioè il mare diventa terraferma attraverso questo gioco prospettico che Elstir sfrutta abbondantemente. Viceversa, siccome poi ci sono, è variegata la costa e ci sono rientranze molto grandi da cui sembrano sorgere campanili e cupole, il villaggio di terraferma viene descritto in termini di marina, viene descritto in termini di mare, di acqua. Quindi c'è questo capovolgimento, la terra descritta come mare, il mare descritto come terra nell'opera. Perché la regola qual è?
Proust la fa risalire a Madame de Sévigné, la grande scrittrice del Seicento francese. Sempre raccontare le cose non come si sanno che sono, ma come si vedono che sono. Cioè dare grande spazio non alla conoscenza, come l'Occidente ha sempre desiderato fare, bensì alla prima impressione, alla visione erronea. E la recherche stessa è una serie di visioni erronee che i successivi romanzi correggono sempre meglio. Le prime impressioni della recherche sono sempre false, ma romanzesche, attraenti, perché spingono a tenere questa energia interpretativa, esegetica, di questo enigma della visione erronea e attraente. Ecco perché ho scelto di parlare per questo brano, perché riunisce la modernità, che spalanca il romanzo, racconta la mente di un artista impressionista moderno, all'epoca si sarebbe detto di avanguardia, come ha funzionato nella sua arte, e terzo, come questa scoperta fatta attraverso un quadro di fantasia poi è diventata una regola per la scrittura del romanzo. Svelare l'erroneità delle prime impressioni, ma anche la fertilità delle prime impressioni. Quanto si è fantasticato e quanto si è ragionato su queste prime impressioni erronee prima di arrivare alla verità che sta sotto le impressioni, e in fondo si potrebbe dire anche che anche per questo romanzo un vero sottotitolo sarebbe Le illusioni perdute, che è poi il romanzo di Balzac. Che poi la nominazione del mondo è forse la ragione che improvvisamente mette al centro dei romanzi e dei racconti moderni i pittori e la pittura, cioè la falsità, l'oggetto falso che tra poco ci porterà dentro Perec, è un tema che ritorna in tutti. Per esempio, Proust ha scritto da qualche parte nella recherche, adesso per ritrovarlo bisogna andare nell'indice dei 12.000 nomi che stanno dietro, dice: da quando Renoir ha dipinto le donne in un certo modo, ma quanti Renoir vediamo per strada che prima non conoscevamo? È la rinominazione del mondo questa qua. E da questa rinominazione sono già comparsi gli atelier, i quadri falsi, i pittori. Scivoliamo in Storia di un quadro di Georges Perec. Ne sentiamo prima un brano, un estratto, e poi subito dopo ne raccontiamo. Herman Raske di Lubecca deve la sua celebrità non soltanto all'eccellente qualità della birra che produce, ma anche a è anche un amatore d'arte illuminato e dinamico. È in occasione di questa esposizione che Herman Raske ha saputo dare la prova più evidente del suo triplice attaccamento alla pittura, affidando al giovanissimo pittore Heinrich Kurz l'incarico di eseguire il ritratto che lo raffigura seduto nel suo studio di collezionista dinanzi ai quadri che preferisce. La mostra cominciò ad avere un sempre più crescente successo dovuto inequivocabilmente proprio al quadro di Heinrich Kurz. La consacrazione dell'opera si dovette senza dubbio al tam-tam che circolò in quei giorni, ma può anche darsi che un'altra spiegazione sull'origine di tale infatuazione sia da ricercare nella diffusa descrizione pubblicata anonima sul catalogo. Nella tela è rappresentata una grande stanza rettangolare, senza porte né finestre, e le tre pareti che si vedono sono completamente ricoperte di quadri. In primo piano, a sinistra, abbiamo un tavolino rotondo ricoperto da un centrino di pizzo su cui si trovano una caraffa di cristallo lavorato e un bicchiere a calice. Di fianco, un uomo seduto su una poltrona imbottita di pelle verde scuro volta le spalle per tre quarti a chi guarda. Si tratta di un uomo anziano con una folta capigliatura bianca, un piccolo naso su cui poggia un paio di occhiali con una montatura in acciaio. Più che vederli, i tratti del viso si indovinano. Lo zigomo striato da couperose, i fitti baffi che sporgono leggermente sul labbro superiore, il mento ossuto e volitivo, indossa una vestaglia grigia con il colletto sciallato finemente bordato di rosso. Ai suoi piedi, parzialmente nascosto dal bracciolo della poltrona e dal tavolino, giace apparentemente addormentato un grosso cane rossastro appena raso. Più di 100 quadri sono riuniti su questa sola tela,
tutti riprodotti con una fedeltà e una meticolosità tali che sarebbe impossibile descriverli con precisione. Basti dire che tutti i generi e tutte le scuole dell'arte europea e della giovane pittura americana vi sono mirabilmente rappresentati, sia i soggetti religiosi, sia le scene di genere, i ritratti e le nature morte, i paesaggi, le marine. Senza entrare di più nei dettagli, vorremmo comunque attirare l'attenzione del visitatore su tre opere che, a nostro avviso, confermano sia la felicità di scelta di cui Rafke ha dato prova, sia il talento di Heinrich Kurz nel farcele vedere. La prima si trova sulla parete di sinistra, al di sopra della testa del collezionista. È una Visitazione. Al centro di una piccola piazza contornata di alte colonne, la Vergine, vestita di verde scuro con un ampio velo rosso, si inginocchia davanti a Santa Elisabetta, la quale, vecchia e claudicante, le è venuta incontro sostenuta da due domestiche. In primo piano, a destra, si vedono tre vegliardi, completamente vestiti di nero. Due sono in piedi, quasi di faccia. Il primo esibisce una pergamena srotolata a metà, su cui è disegnato, con un fine tratto blu, il piano di una città fortificata, che il secondo indica con un dito ossuto. Il terzo è seduto su uno sgabello in legno dorato, ricoperto di un cuscino verde, e ha i piedi incrociati. Questi gira quasi completamente le spalle ai suoi compagni e sembra osservare il fondo della scena. Un vasto piazzale dove è in attesa la scorta di Maria, una lettiga chiusa con tendine in cuoio, trainata da due cavalli bianchi che due paggi, vestiti con livree rosse e grigie, tengono per le briglie, e un cavaliere con armatura e una lancia ornata da una lunga banderuola d'oro. All'orizzonte si staglia un paesaggio di colline e boschetti, con in lontananza le torri sfumate di una città. Il secondo quadro è appeso alla parete di destra. Si tratta di una piccola natura morta di Chardin, intitolata I preparativi per il pranzo. Su un tavolo di pietra, fra taluni utensili comuni di cucina, un mortaio, un mestolo, un colabrodo, si possono vedere un prosciutto avvolto in un telo bianco, una scodella colma di latte, una ciotola con pesche di vigna e una bella trancia di salmone posata su un piatto capovolto. In alto un'anatra è appesa al muro con una cordicella legata alla zampa destra. Infine, sarebbe un vero peccato parlare di questo insieme di opere d'arte veramente unico senza menzionare un quadro che non è appeso a una delle pareti, ma che si trova su un cavalletto sistemato nell'angolo destro dello studio. Si tratta del ritratto di Bronco McGinnis, colui che aveva la pretesa di essere l'uomo più tatuato del mondo. Il ritratto è opera di un nostro compatriota, Adolphus Kleitrost. Saranno numerosi i visitatori che vorranno paragonare le opere originali con le scrupolosissime riduzioni che ne ha fatto Heinrich Kurz, e a quel punto si troveranno di fronte a una meravigliosa sorpresa, poiché l'artista ha messo il suo quadro nel quadro. Il collezionista, seduto nel suo studio, vede sulla parete di fondo, proprio sull'asse del suo sguardo, sia il quadro che lo raffigura mentre sta guardando la propria collezione, sia tutti i quadri riprodotti, e così di seguito, senza che nulla si perda della loro precisione nella prima, come nella seconda e neppure nella terza riproduzione, fino al punto che sulla tela non si intravedono che impercettibili tracce di un pennello. A Cabinet Amateur, dunque, non è soltanto la rappresentazione aneddotica di un museo particolare. Queste ripetizioni, via via sempre più minuscole, danno vita a un'opera che svaria in un universo decisamente onirico, dove il suo potere di seduzione si amplifica all'infinito e dove la esacerbata precisione della materia pittorica, lungi dall'essere il proprio fine, fa improvvisamente provare la vertigine della spiritualità, dell'eterno ritorno. Viva Villa! Regina madre di Mario Santanelli, a che abbiamo strappato l'amica geniale per farci leggere Berek, insomma, voglio dire, non poco. Beh, nessun ponte forse è più facile da gettare da Proust a Berek di questa, insomma, la memoria di finzione perecchiana che si muove dietro a tutti quanti i suoi romanzi è chiaramente evidente, insomma, falsi atelier, falsi quadri, esistono, non esistono, siamo ossessionati dai quadri, dai pittori, persino dai collezionisti che non ci sono mai stati. Bravissima, un pezzo vertiginoso, è stato letto
proprio magnificamente, quindi bellissima entrata nel testo, a sua volta vertiginoso. Quando ho saputo della possibilità di parlare di libri d'arte, ho pensato che i libri d'arte di solito sono libri che hanno per protagonisti quadri o pittori, sono spesso molto mediocri, in realtà, in verità, li detesto per lo più, il che è paradossale perché ne ho scritto anch'io, prima ne parlava anche Antonella, e ne ho scritto in vari modi, perché ho scritto un romanzo su un pittore, una biografia di un pittore, scrivo qualche saggetto sui quadri, quindi effettivamente è come se anche qui la vertigine di guardare se stessi, di capire da dove ci stiamo guardando. Poi ho pensato che avrei voluto parlare di Perec e Sebald, perché sono due autori che hanno parlato d'arte in maniera eccezionale, ma che sono stati anche importanti per me, e questo mi sembrava anche giusto restare nel mio seminato, no? È qualcosa che non posso dire riconoscere teoricamente, ma concretamente nella mia vita di scrittrice sono stati entrambi molto importanti. Perec perché ha rappresentato le letture essenziali dei miei 20 anni. Io mi sono formata, come tutti molti della mia generazione, sui classici dell'Ottocento, ma in realtà sono stati i libri del secondo Novecento quelli che ho letto da lettrice, e quindi l'incrocio, insomma, fra studio e passione si è concretizzato in particolare in due autori degli anni Ottanta, diciamo, che sono stati Perec e Borges, e che hanno molto in comune, pur essendo appartenendo a culture e tradizioni completamente diverse. Il gioco della vertigine letteraria, della citazione, della riproduzione, della copia, della falsificazione, della prolificazione della letteratura sulla letteratura, della scrittura sulla parola e così via, li avvicina. E Perec è molto noto per altre cose, più famose di queste, sicuramente qualcuno di voi avrà letto almeno La vita, istruzioni per l'uso, oppure L'uomo che dorme o Le cose. Questo libro di cui abbiamo sentito un brano invece è un testo che ha una vita abbastanza complicata, perché in realtà Perec ne pubblica soltanto una parte, nel 79 mi sembra, poi muore e viene pubblicato postumo. E il titolo di questo libretto, che non è propriamente un romanzo, forse un racconto lungo, diciamo, è Un cabinet d'amateur, e poi Storia di un quadro, Histoire d'un tableau. E per me è importantissimo il primo titolo, anche a fine da materia. Infatti voi avete visto, perfettamente scelti, anzi non so se si può tornare indietro, ma c'è un quadro di Tenier da cui volevo partire. È un genere, cioè il titolo del libro di Perec, quindi l'idea stessa del libro, è di ripartire da un genere pittorico molto singolare che si sviluppa soprattutto nel 600 e nel 700, e prima fra le immagini che giravano c'era appunto la collezione di Leopoldo d'Asburgo. E io ho scoperto questo genere di quadri proprio inseguendo Tintoretto, nella mia ossessione, il mio maestro, e Tenier ha fatto effettivamente un'operazione abbastanza simile a un pittore 600, un'operazione abbastanza simile a quella che viene raccontata da Perec, perché ha riprodotto la collezione di Leopoldo d'Asburgo in una serie di quadri. In questa serie di quadri a un certo punto compare un Tintoretto misteriosissimo, perduto, eccetera, ma in realtà non è esattamente il Tintoretto che sta nei musei di oggi, e ci sono queste variazioni minime nella riproduzione perfetta dei quadri che somigliano molto a quelle che sono al centro della riflessione di Perec. Quindi la collezione del cabinetto, il quadro che rappresenta il collezionista con i suoi quadri, è un genere di pittura molto misterioso, perché che cosa rappresentano questi quadri? Sì, è il collezionista che vuole rappresentarsi con la propria collezione, ma si apre una vertigine di sguardi, di riflessioni che sono in realtà anche un tema estremamente letterario. E Perec, che è stato il grande mago illusionista anche del spericolati giochi verbali, trova in questo tema come se fosse l'apoteosi di tutta la riflessione letteraria proprio che ha fatto per una vita intera. Quindi le ragioni per me dell'estremo interesse di questo strano piccolo libro sono queste. E innanzitutto nella letteratura degli anni 70 in poi, anche prima,
un po' di tutto il Novecento, c'è stato il grande tema della messa in abisso, la mise en abîme, no? Il quadro nel quadro, l'inserto letterario che parla di ciò che noi stiamo leggendo a un livello esterno, la riflessione del testo nel testo. Quasi tutta la letteratura del Novecento verte, si aggira intorno a questo discorso della riflessione su se stessa, dentro se stessa, della variazione della riflessione, del rapporto fra la cornice e il quadro. Quindi già al centro di questo libretto c'è già questo, come se fosse tematizzato, una delle questioni letterarie su cui si è discusso di più nel nostro Novecento letterario. Però qui c'è un quadro che non c'è, perché in realtà, anche se noi giustamente stavamo vedendo i quadri collezionisti che sono stati fatti a Pannini, c'è tutta una serie sulla collezione del Cardinal Gonzaga, sono quadri settecenteschi, però il quadro di cui sta parlando Perec non c'è, come non c'è la collezione. Questa è l'ekphrasis delirante, perché avete sentito il particolare riprodotto fino alla follia, il dettaglio del dettaglio, di una cosa che non c'è. E questa anche è la quintessenza della letteratura, perché la grande letteratura fin da Omero, lo scudo di Achille e l'urna di Keats, sono descrizioni di opere d'arte che non ci sono, quindi la parola che fa contesa, agone, sfida con l'immagine, che poi anche questo è un altro tema super centrale di tutta l'arte occidentale, perché il rapporto tra poesia, parole e immagine è al centro di tutta la riflessione estetica del canone occidentale. La pittura è poesia muta, la poesia è pittura muta e così via. Quindi la sfida fra parola e immagine è sempre stata continuamente, è ritornata continuamente nella riflessione sull'arte, e quindi Perec inventa un quadro che non c'è, che rappresenta una collezione che non c'è, parte un gioco di ekphrasis, una più delirante dell'altra, che però sembrano anche una satira nello stesso tempo, perché è la satira della prosa d'arte, dei cataloghi d'arte, delle descrizioni dei quadri, del discorso dell'arte, quello che sta intorno ai quadri, i collezionisti, è come se fosse parte un gioco di rimandi, di allusioni all'inesistente, però anche al vero, perché qua viene nominato un quadro di Chardin, per esempio, Chardin esiste, mentre invece il quadro di cui si parla non esiste, e però l'altro artista non esiste, quindi c'è il vero e il falso che convivono nella stessa dimensione del testo, e il lettore è completamente disorientato, perché è un labirinto di rimandi reali e di false piste, viene mandato completamente fuori strada. E questo è Perec, è la quintessenza di Perec. Ci sono altre due cose, secondo me, interessanti, perché forse sono una specie di riflessione, anzi senz'altro sono una specie di riflessione sulla letteratura più che sull'arte, che Perec attribuisce nel libro a un critico d'arte che si specializza fa prima una descrizione del catalogo, appunto, quindi dell'opera, e poi ci fa una specie di tesi di dottorato, di master, specializzandosi sul pittore immaginario che avrebbe dipinto questo quadro. E le riflessioni di questo critico, che si chiama Novak, secondo me sono proprio 3-4 frasi, però le volevo leggere, perché sono molto esplicative dell'estetica di Perec, insomma, quindi anche del senso stesso del libro. Allora, una si chiama pagina 25. Allora, questo critico d'arte intitola il suo studio Art and Reflection e dice così: sin dal preambolo anticipava che ogni opera è lo specchio di un'altra. A suo dire, un considerevole numero di quadri, in pratica quasi tutti, rivelano il loro vero significato solo se rapportati a opere anteriori, che vi figurano palesemente copiate, in forma integrale o parziale, oppure riprodotte in maniera più allusiva, come se si trovassero al fondo di una cripta. Questa insomma è anche una riflessione sulla letteratura, va da sé, no? Cos'è la letteratura se non ogni opera si acquista un significato solo se rapportata a un'opera anteriore, che vi figura palesemente copiata in forma integrale o parziale, oppure
figure riprodotte in maniera più allusiva, quindi il gioco della reinvenzione, della trasfigurazione, del modello. Questa è la letteratura, quindi art and reflection è come se tematizzasse Perec, no, al centro del libro, il senso dello scrivere, e dello scrivere nella seconda metà del Novecento, quando tutto è stato scritto. E poi va ancora più avanti, perché attribuisce sempre a questo signor Novak una tesi sul pittore immaginario, perché a un certo punto si comincia a parlare del fatto che tutte queste riflessioni, avete sentito già nella lettura di prima, il quadro viene riflesso nel quadro e riflesso nel quadro e riflesso nel quadro in un gioco di specchi all'infinito, ma queste riproduzioni sempre più piccole non sono mai uguali, cioè c'è sempre una variazione che il pittore avrebbe aggiunto. Allora il critico si interroga su questo e arriva a parlare di che cos'è il perché, e lo definisce così. Questo è il furto nel senso prometeico del termine, un procedimento che rivela senza dubbio e a sufficienza quali sono i suoi limiti. Possiamo così vederlo prendersi gioco di sé e autodenunciarsi come illusione, come semplice inasprimento di uno sguardo che produce soltanto dei trompe-l'œil, mentre invece sarebbe più giusto riconoscervi la conclusione logica del meccanismo puramente mentale che definisce con precisione il lavoro dell'artista. Tra l'anch'io sono pittore del Correggio e l'impara a guardare di Poussin si tracciano le fragili frontiere che delimitano il campo ristretto della creazione, il cui sviluppo ulteriore non può essere che il silenzio. Questo silenzio volontario e autodistruttivo che Kurz si è imposto dopo aver portato a termine la sua opera. Ecco, questo dell'arrivo al silenzio è stato uno degli approdi in realtà di una parte, diciamo, nichilista della letteratura postmoderna, no? Che ha negato se stessa, e quindi mi sembrava interessante perché come se Perec stesse riflettendo anche su questo. Naturalmente c'è molto altro da dire, perché ci sarebbe il discorso della copia, della falsificazione, che però in qualche modo diventa anche uno spoiler del libro stesso, quindi non mi avventuro in quella direzione. Diciamo che l'idea comunque dell'autoriflessività dell'arte e quindi anche della scrittura mi sembra una delle cose alla fine più interessanti di questo libro, che vuole essere anche un divertissement, un gioco, però un gioco serio come quelli che faceva appunto Perec. Divertissima gioco investigazione in qualche modo, no, dentro questo libro. Se avessimo voluto ulteriormente allargare la costellazione si sarebbe, come dire, aggregata una marea di materiale letterario straordinario. Per esempio all'inizio c'era l'idea di metterci anche i giapponesi, Akutagawa, i pittori che raccontano dell'ossessione del passaggio da in qualche modo l'oggetto reale falsificato che diventa improvvisamente vero nel momento in cui viene distrutto. E noi adesso stiamo per saltare di nuovo all'indietro dentro Zola, in un romanzo che in qualche modo con l'oggetto reale giocò pericolosamente, perché una delle polemiche più importanti intorno all'opera fu la rottura di un'amicizia storica fra Zola e Paul Cézanne. Quindi, come dire, un oggetto materiale, una copia dal vero di una vita che diventava improvvisamente un'apocalissi letteraria e al tempo stesso, come dire, una straordinaria esperienza. E quindi da Zola l'opera. Un pomeriggio, in una delle ultime belle giornate della stagione, Claude aveva portato con sé Christine, lasciando il piccolo Jacques sotto la sorveglianza della portiera, come facevano di solito quando uscivano insieme. Aveva provato un desiderio improvviso di passeggiare, un bisogno di rivedere con lei certi angoli un tempo prediletti, dietro cui si celava la vaga speranza che lei avrebbe portato fortuna. E discesero così fino al ponte Louis-Philippe. Rimasero un quarto d'ora sul Quai des Ormes, silenziosi, dritti contro il parapetto, a guardare di fronte dall'altro lato della Senna il vecchio palazzo del Martois, dove si erano amati. Poi, sempre senza una parola, rifecero l'antico percorso fatto tante volte. Costeggiarono il fiume sotto i platani e ad ogni passo
vedevano riemergere i tempi passati e tutto tornava a scorrere, i ponti col taglio delle arcate sull'acqua lucida, la Cité nell'ombra dominata dalle torri dorate di Notre Dame, l'immensa curva della riva destra inondata di luce, chiusa dalla sagoma incerta del padiglione del Flore, i larghi viali, i monumenti delle due rive e la vita del fiume, le lavanderie, i bagni, i battelli. Come una volta, l'astro declinante li seguiva. Un tramonto fantastico, non ne avevano visto uno più bello. Una discesa lenta in mezzo a piccole nuvole che si trasformavano in un reticolato di porpora da ogni maglia dal quale sfuggivano fiotti d'oro. Ma da quel passato che riemergeva, veniva loro solo un'invincibile malinconia, la sensazione dell'eterna fuga, l'impossibilità di tornare indietro e rivivere. Quelle antiche pietre rimanevano fredde, quella corrente continua sotto i ponti, quell'acqua che era passata pareva che avesse portato via un poco di loro stessi. L'incanto del primo desiderio, la gioia della speranza. Ora che si appartenevano, assaporavano solo la semplice felicità di sentire la pressione tiepida delle loro braccia mentre camminavano dolcemente, come avvolti dalla vita enorme di Parigi. Al ponte di Saint-Père, Claude disperato si fermò. Aveva lasciato il braccio di Christine e si era voltato verso il cuore della Cité. Lei avvertì il distacco che si produceva, divenne tristissima e vedendolo dimentico di tutto, volle recuperarlo. «Caro, torniamo a casa, è ora! Jacques ci aspetta, lo sai!» Ma lui proseguì, fino a metà del ponte. «Dovete seguirlo!» Di nuovo rimase immobile, gli occhi sempre fissi laggiù sull'isola, perpetuamente all'ancora, culla e cuore di Parigi, dove confluisce da secoli il battito di tutte le sue arterie, nell'incalzare perpetuo dei faubourg che invadono la pianura. Una fiamma gli era salita al viso, gli occhi brillavano finalmente, fece un gesto ampio. «Guarda, guarda!» In primo piano, sotto di loro, c'era il porto Saint-Nicolas, i casotti bassi degli uffici di navigazione, la grande sponda lastricata che scende ingombra di mucchi di sabbia, barili, sacchi, bordata da una fila di battelli ancora carichi con una folla brulicante di scaricatori, mentre dall'altra parte del fiume uno stabilimento animato dal chiasso degli ultimi bagnanti faceva sventolare i pennoni di tela grigia che gli facevano da tettoia. Poi, in mezzo, la Senna, vuota. Saliva verdastra, con minime onde danzanti, picchiettate di bianco, azzurro, rosa, e il Pont des Arts segnava un secondo piano altissimo, sulle armature di ferro, leggero come un merletto nero, animato dal perpetuo viavai dei pedoni, una cavalcata di formiche sulla sottile linea della sua carreggiata. Al di sotto, la Senna scorreva, allontanandosi, e si vedevano i vecchi archi del Pont Neuf, scuriti dalla ruggine delle pietre, e a sinistra si apriva uno sbocco fino all'isola Saint-Louis, frammento di specchio di una sintesi abbagliante. L'intero sfondo si inquadrava lì, nella prospettiva delle due rive, ma ad occupare il centro dell'immenso quadro, emergente dal fiume, alta fino ad invadere il cielo, era la Cité. Questa prua dell'antico vascello eternamente dorata dal sole al crepuscolo. In basso, i pioppi del terrapieno verdeggiavano in una massa imponente, celando la statua. Più in alto, il sole contrapponeva le due zone, affossando nell'ombra le case grigie del Quai de l'Horloge, illuminando con una fiammata le case vermiglie del Quai des Orfèvres. Più in alto ancora, al di sopra delle torri gemelle di Notre Dame, tinte d'oro antico, si slanciavano due guglie, dietro la guglia della cattedrale, sulla sinistra la guglia della Sainte-Chapelle, di una eleganza così delicata che sembravano oscillare alla brezza, albero maestro del secolare vascello immerso nella luce in pieno cielo. «Vieni, tesoro», ripete Christine con dolcezza. Claude seguitava a non udirla. Il cuore di Parigi l'aveva totalmente conquistato. Grazie. Maria. Allora, certo, voi direte perché è stato scelto questo brano di Zola in cui non si parla strettamente di pittura, benché il protagonista sia questo Claude Lantier, pittore giovane di genio.
caposcuola di un piccolo gruppo di impressionisti giovanissimi e coraggiosi, fino ad un certo punto seguiti, lo hanno seguito. Ho scelto questo brano perché è il modo con cui il pittore guarda la città, che insieme col corpo femminile è una delle sue grandi ispirazioni. Qui Zola vuol dimostrare come scrittore di avere un talento descrittivo. E vedete che com'è forte il gioco delle luci soprattutto, il gioco degli sfondi e dei primi piani, delle prospettive. E poi c'è tutto il piacere tipicamente impressionista del peintre della vie moderne, il pittore della vita moderna, della brulicante città, come ci sarà poi il piacere del sobborgo, dei canottieri, dei déjeuners sur l'herbe, ma anche la brulicante città, le scene cittadine sono anche uno dei temi dell'impressionismo, del pittore della vita moderna. Allora, da dove viene questo romanzo che si chiama L'Opera? Questo romanzo viene dal grande ciclo di 20 romanzi scritti da Zola che si chiama I Rougon-Macquart. Però un sottotitolo molto interessante, Storia naturale e sociale di una famiglia sotto il Secondo Impero. È un sottotitolo molto interessante, è un romanzo storico, storia, è un romanzo familiare, poi cercherò di dire che cosa io intendo con familiare, è storia sociale e naturale e sociale. Storia naturale allude al corpo, e spiegheremo perché, e storia sociale allude al famoso milieu. Il milieu è una delle categorie del naturalismo, categoria oscura, maltrattata, che pur tuttavia risiede nell'osservazione dei funzionamenti della società, non tanto negli effetti o negli aspetti, ma nei funzionamenti materiali della società. Allora, la famiglia e il naturale, queste due parole, storia di una famiglia, storia naturale e sociale di una famiglia, allude ad una cosa molto precisa, allude all'interesse formidabile e al perno che diventa nella scrittura di Zola, che diventa il tema dell'ereditarietà. Questa famiglia ha una storia perché c'è una discendenza che eredita, tutti ereditano qualche cosa, e questo qualche cosa in francese si chiama con una bella parola la fêlure, la lesione, la piccola fenditura che li attraversa tutti e che fa di questi personaggi dei personaggi tutti uno diverso dall'altro, ma tutti con questa patologia legata a questa fêlure cerebrale, come se fosse un deficit o un eccesso di qualche materia cerebrale che non li rende, diciamo, qualsiasi, qualunque, banali, normali, nel vizio o nella virtù, ma piuttosto nel vizio che è più romanzesco, tutti quanti hanno un eccesso. E anche il nostro Claude Lantier, che è figlio, lo dico per i lettori appassionati, lo ricordo, i lettori appassionati di Zola, di Gervaise Macquart. Gervaise Macquart è l'eroina dell'Assommoir, che in italiano si traduce l'ammazzatoio, e che, diciamo, il libro tragico ed eroico della sconfitta, della debacle, dell'orrore del proletariato urbano. È uno dei libri militanti più celebri di Zola. Adesso Zola, attraverso questa idea dell'ereditarietà, la quale si forma a effetti diversi in ciascuno dei discendenti, ha modo di sparigliare i personaggi. Sono tutti diseguali e quindi tutti quanti possono diventare elementi di un romanzo diverso dal precedente e dal successivo. È anche un'invenzione romanzesca molto utile per chi vuole scrivere un ciclo così ambizioso. E questo non è tra i romanzi più venduti, più letti, già da quando uscì di Zola, è il romanzo dell'artista. Uno di questi, Claude Lantier, nasce con questa eredità, diciamo, che produce in lui il visionario, l'artista, l'estremista dell'arte, perché in lui c'è questo desiderio di consueto tra gli artisti, ma che in lui prende delle forme frenetiche, di competere con la vita, non con la realtà, con la vita. E allora, diciamo, tutto il romanzo si svolge attraverso questo ritmo che lui fa dei quadri piccoli, delle bozze, degli studi, cioè come se fossero tasselli di un quadro più grande. E questi tasselli sono magnifici, piacciono, non al grande pubblico, perché la pittura è troppo innovativa, i colori non sono quelli che
conosce l'occhio dell'acquirente, tutto disturba l'acquirente borghese, direbbe Zola, normale, qualunque. Però piacciono ad alcuni personaggi, piacciono dei collezionisti più bizzarri, piacciono dei mercanti più avveduti. Ma quando questi tasselli devono comporre una grande opera, quella che dovrebbe dargli un successo schiacciante dopo tutti i fallimenti a cui lui è sottoposto, perché, parentesi, egli espone il famoso Le Salon des Refusés, che sarebbe il salon, cioè la grande mostra Louvre che si faceva annualmente, però non di quelli accettati, ma di quelli rifiutati dal salon officiel, ufficiale, e presi come tra i migliori di quelli inguardabili, cioè il meglio del peggio, se vogliamo dire. Ed egli anche nel meglio del peggio, lui che ha un talento geniale e reale, che i grandi pittori di successo gli riconoscono da competenti come sono, anche se sono di scuola più tradizionale, ebbene lui non riesce mai ad esporre un quadro, e quella volta in cui lo espone e di soppiatto va a vedere la folla che si addensa davanti al quadro, che reazioni ha, capisce che ha le reazioni dello sghignazzo, dello schiamazzo, cioè lo indicano come l'opera di un demente. Quindi diciamo, questo è il suo grande successo, ma non è questo la tragica storia di Claude Lantier. All'insuccesso egli di tempra eroica sarebbe anche avvezzo. Ciò a cui non è avvezzo è al tormento interno, all'idea che dentro di lui si annida, ereditarietà, un fallimento. Ed è il fallimento che gli rende impossibile di completare il grande quadro. Quando lui va a comporre il grande quadro, che lui chiama Le plein air, l'aria aperta, l'impressionismo è la pittura, l'aria aperta per eccellenza, e che però di fatto noi riconosciamo come un quadro celeberrimo, noi lo riconosciamo come il Déjeuner sur l'air di Manet, perché lì abbiamo un signore in giacca e cilindro, giacca nera cotonata e cilindro, stivali e pantaloni bianchi, in piedi sul prato, e una donna nuda in piedi accanto a lui, più delle danzatrici figuranti nel fondo. Questo quadro già orripila gli spettatori per il soggetto, perché ci leggono una proposta prostitutiva. Che cosa ci fa quest'uomo tutto vestito con queste donne tutte nude? È certamente una trasposizione di un bordello, l'uomo è un cliente. E quindi nell'immoralissimo secondo impero questo disturba il pubblico del Salon des Refusés. Però la cosa più grave, e questo è l'insuccesso, questa è la società, diciamo, è la dialettica facile, la società che non comprende il grande pittore. La dialettica più difficile, più interna, è il grande pittore che trova che la figura centrale, la donna nuda, il nudo della donna, è sempre inadeguato, non è mai come dovrebbe essere. Il nudo della donna non vibra, non è caloroso, uso queste parole perché poi torneranno con Balzac, non è caloroso, è un'illusione di vita, non è una vita. Ed è su questa fissazione formidabile del fallimento, della completezza del quadro, che si innesta tutto il finale lungo e tormentatissimo di questo pittore alla deriva. Questo Claude Lantier soffre sempre di più, abbandona la pittura, la riprende, ritorna a questo quadro, lo lacera, per così dire lo riammenda con l'aiuto di una moglie la cui affettuosità è veramente degna di una celebrazione a parte nei confronti di questo marito, e però diciamo è sempre un problema di incontentabilità rispetto a quella che è la visione interna. E qua Zola fa intervenire il problema della ferrure, perché a un certo punto è proprio Claude Lantier a dire di se stesso: qualche milligrammo in più o in meno di materia cerebrale avrebbero fatto di me o l'incapace completo o il genio realizzatore. Quindi c'è questa spiegazione veramente naturalistica e questa consapevolezza che il fallimento è interno e non può essere vinto, per quanta forza fisica, 10 ore davanti alla tela sulla scala, morale, ritornare sempre da capo, nuovamente morale, vincere il disprezzo degli altri, e questa lotta va avanti per molte pagine, in maniera, c'è una drammaturgia sempre crescente di questo sconforto che finalmente arriva ad un suicidio di Claude Lantier e una lacerazione dell'opera compiuta.
Quindi questo, diciamo, è il tema di questo romanzo. È un tema molto drammatizzato, però l'altro grande tema è la descrizione che la vera opera d'arte è la descrizione che Tournantier fa di Parigi, e Zola per lui. D'altra parte, nel romanzo c'è un secondo artista che si chiama Sandoz, che non è altro che Zola lui stesso, perché Sandoz è il grande lavoratore, quello che ha in mente da giovane di fare il grande ciclo di romanzi, e nulla lo ferma, neanche delle condizioni misere di vita. I primi successi, la storia di Zola tranquillamente. E questo Sandoz ha una caratteristica in particolare, ha l'utopia dell'amicizia. È l'unico tra i fedelissimi amici di Claude Lantier che non lo abbandona mai, perché l'amicizia nata nella giovinezza è una parte costitutiva del suo progetto di vita. Se crolla questa utopia degli amici per sempre, crolla proprio anche la capacità creativa di questo Sandoz. D'altra parte, questo certamente è un alter ego molto palese della storia di Zola come artista, come scrittore, è un alter ego molto visibilmente identico all'autore che scrive, ma nello stesso Lantier ci sta poi qualche elemento di Zola, perché la corrispondenza di Zola contiene moltissime lettere in cui si dice un certo sconforto che egli prova rispetto alla immensità del compito che si era proposto di fare questo gigantesco affresco. E comunque sì, è vero, c'è la storia con Cézanne, ma questa non la racconto perché è una storia molto intricata, si sono scritti volumi e volumi. Cézanne si sarebbe riconosciuto in Claude Lantier e avrebbe, Cézanne aveva un pessimo carattere, ha avuto il racconto tra l'altro, però quando poi sa delle cose tristi di Zola, piange, si commuove, scrive lettere. Allora su questo i biografi, ma io non sono in grado di entrare in questi dettagli, i biografi propendono sia perché Zola giustamente è offeso, sia perché Zola era generoso, quindi e l'ho perdonato, io non lo so bene, e lo lasciamo indeterminato a questo punto. E quindi voglio ribadire sul fatto che mentre Zola era molto famoso per essere puntiglioso nelle descrizioni, la descrizione della miseria parigina, del grande commercio parigino, della corruzione della corte di Napoleone III, del grande sacco di Parigi, che poi adesso ci sembra bellissimo, quando hanno distrutto tutto, la vecchia Parigi medievale l'hanno ricostruita con il prefetto Haussmann. Un attentissimo ricercatore pieno di schede, di note, eccetera. E invece qua sono descrizioni di natura paesaggistica, spesso molto liriche, in cui proprio egli ha trovato la maniera giusta di raccontare la visione di un impressionista, perché quello che lo attrae sono le coloriture, ma sono soprattutto le ombre e le luci. Allora contano molto il sole, per esempio, così scintillante, rifrangente sulla Senna, e trae molti effetti descrittivi felici da questa sua intuizione di raccontare così Parigi. Adesso non vorrei eccedere negli elogi di Parigi, visto che non siamo più in buoni rapporti con la Francia. Per una curiosa coincidenza, in questi giorni sta passando su Sky un documentario che riguarda Zola e Cézanne, che cerca di entrare nei dettagli, come dire, che farebbero la felicità degli scrittori di autofiction o di autofiction odierni. Per cui un'edizione di Zola che fa parte del Club du Meilleur Livre, un certo Henri Guillemin, che è un biografo di Rousseau, di Voltaire, il quale dedica tutta la prefazione a raccontarci i fatti di Cézanne. E il libro, dove sta il libro? Beh, noi adesso facciamo un salto ulteriore, però in qualche modo, come dire, il ragionamento su disciplina e creazione che viene fuori, no? Ragionando intorno a Lantier, insomma, è dentro forse anche Sebald, perché il libro di cui adesso Melania ci racconterà è in realtà non soltanto il primo libro dell'autore, anche è un poema, quindi insomma ha tutta una serie di caratteristiche, ma sfonda un'altra porta, cioè quella del racconto di qualcuno che invece è esistito, ma di cui probabilmente non sappiamo abbastanza, forse non sapremo mai abbastanza. Poco fa, prima di spostarci all'interno di Strane Coppie, eravamo nel master che si tiene appunto al Sor Orsola
che vede la collaborazione della linea scritta, e Melania Mazzucco stava raccontando, no, del romanzo dopo il 2000 e delle varie forme, e Sebald rientra nel romanzo della storia, che insomma è, come dire, un'idea di romanzo molto aggiornata rispetto all'idea di romanzo storico, e questo di Sebald, che peraltro è un poema, come dire, un'ulteriore sperimentazione. Sì, c'è ancora di più, nel senso che io pensavo di parlare prima di Sebald e poi di Perec, ma il geniale rovesciamento mi permette di dire molto di più, perché vi ho letto prima il brano di, malissimo io l'ho letto naturalmente, ma il brano di Perec in cui dice che insomma, l'arte ha senso solo in relazione a ciò che c'è stato prima, no? Ecco, il libro di Sebald e in particolare la parte su Grunewald, che è quella di cui volevo parlare oggi, rivela esattamente questo. Io ho incontrato Grunewald attraverso la letteratura, perché mi è stato donato da Canetti. Io non avevo mai visto un quadro di Grunewald prima di leggere il libro di Canetti, e dopo aver letto Canetti, che mi era stato donato a mia volta dal mio ragazzo di allora, poi diventato il mio compagno di una vita, ma non potevo sapere, e in omaggio a Canetti, e questo, siamo andati a vedere il quadro, e Canetti parla in auto da fé della crocifissione di Hissenheim. Non solo, nell'autobiografia di Canetti, che è uscita a più riprese in vari volumi di Adelphi, mi ero portato anche delle pagine, ma non le leggo perché sennò andiamo oltre e altrove, Canetti racconta anche quello che c'è dietro auto da fé, cioè racconta che scriveva il libro ossessionato dall'immagine della crocifissione del Cristo di Sinai, di Grunewald, e che quest'opera insomma incombeva sul personaggio e su di lui, ce l'aveva sulle pareti della stanza, si sentiva soffocato e travolto dalla terribilità di quest'opera. Dopo aver finito di scrivere Auto da Fè, dopo che spariscono nel romanzo, l'unico romanzo di Canetti, il sinologo protagonista, il quadro, resta Grunewald, dice Canetti, e lo capisco per la prima volta, e capisco che quel libro e che quel quadro parla di ciò che l'uomo è capace di fare. E Canetti scrive: erano ancora freschi, ricordo, le trincee della prima guerra mondiale, e lui lo vive nell'incubo di ciò che era accaduto, del male, è il male, quel quadro è il male nel mondo. Però Canetti sta scrivendo il libro negli anni 30, negli anni 20, negli anni 30, quando sta un altro male si sta per abbattere sull'Europa, e quindi in Grunewald in qualche modo viene identificato qualcuno che è capace di rappresentare questo dolore del mondo. A quel punto il quadro lo facciamo descrivere a Sebald dopo, quindi non dico niente del Grunewald, ma Grunewald ha generato nella letteratura tedesca qualcosa, cioè non è rimasto isolato il caso di Canetti. Non solo, ma c'è un poema sinfonico di Hindemith, molto importante, che si chiama Matis der Mahler, in 7 quadri. Ovviamente non mi metto a dire, ma è stato composto anch'esso negli anni del nazismo, poi non è mai stato rappresentato se non a Zurigo nel 38 da Furtwängler, e poi è ritornato a Berlino, c'è tutta una storia anche l'opera. È sicuramente qualcosa che Sebald aveva presente, così come aveva presente Canetti. E quindi è un'opera e un artista intorno al quale la coscienza tedesca, della letteratura tedesca, dell'arte tedesca, della poesia tedesca, della filosofia tedesca, su cui si sono interrogati. E Grunewald diventa, anche in Brock, per esempio, nei sonnambuli di Brock c'è Grunewald, è implicito addirittura, talmente è dentro l'opera che è quasi implicito, cioè viene citata soltanto alla fine, si dice che si sta parlando di quella soltanto alla fine. Questo per dire che Sebald, quando scrive il suo... la prima parte di questo volume composito che si chiama Secondo Natura, ha presente tutto questo, quindi un libro, sicuramente un libro, un poema su un quadro, però è anche un poema sulla letteratura e sulla storia della Germania, perché la figura di Grunewald ha finito per diventare centrale in questo. Adesso vorrei far sentire la voce di Sebald per poi dire qualcosa sul modo in cui ha scelto di raccontare il pittore. Là, dove la grande strada militare da
Strasburgo alla porta Burgunda, seguendo verso sud la linea dei Vosgi, incrocia il Lauterbach che scende dalla valle trasversale di Gewöhler. Là si trova il villaggio di Isenheim. E a Isenheim i canonici regolari acquistarono intorno al 1300 un fondo dai Cluniacensi di Murbach per erigere un ospedale antoniano ove curare il fuoco di Sant'Antonio dilagante in tutto l'Occidente, un'infezione del sangue che riduceva in cancrena le membra e insieme con la lebbra era una tra le più funeste malattie del Medioevo. Allorché il fuoco di Sant'Antonio grado a grado si spense, gli antoniani si occuparono d'altri patimenti che affliggevano il corpo e lo spirito, come l'epilessia e le cosiddette affezioni venere che dal 1490 imperversarono devastatrici. Il trattamento degli infermi consisteva in primo luogo nel condurli testimoni ieratici del male davanti all'altare nella navata del coro, battezzarli nel nome dei martiri di Dio e riportarli così in qualche modo nella cerchia della salvezza. Non di rado accadeva allora che, custodita nell'urna sull'altare, la reliquia di Sant'Antonio operasse un vero miracolo, o che gli infermi, spaventosamente sfigurati in parte, si ritrovassero poi guariti dal morbo grazie a ripetute applicazioni del Saint-Vinage. Questo liquido, due volte purificato, veniva distribuito nell'intera regione dai emissari del convento e per suo mezzo i contadini benedicevano il porcello, che nella loro stalla recava il sonaglio del santo, il quale era altresì patrono dei pastori e degli armenti. Quanto all'ospedale poi, nel quale dei 12 canonici, 8 studiavano filosofia, per lo più sotto la guida di un lettore, lassù i rituali della purificazione divenivano una battaglia combattuta sui loro corpi contro la presenza della morte che nella follia si manifesta. Diventavano il più radicale dei confronti, nel quale alla pala d'altare commissionata a Grunewald da Guido Guersi, il precettore di Isenheim, sarebbe toccato un ruolo terapeutico centrale per la sua incastica raffigurazione eseguita nei colori più belli e più raccapriccianti dell'ora dei lividi secreti purulenti e quindi per la forza e l'efficacia del dipinto. Più tardi, col principio dei lavori, nell'ospizio degli storpi di Alsazia, dove si concentrava il più vario materiale dimostrativo di come l'uomo si raggomitola su di sé o dal proprio se cerca di uscire, Grunewald, senz'altro a quei tempi proclive a una visione parossistica del mondo, avrà inteso allora che la vita è redenta quando l'uomo da essa si redime. Ma la vita in quanto tale, così come raggiunge ovunque inesausta spaventoso compimento, non compare mai sulle ante dell'altare, le cui figure già sono affrancate dalla sventura dell'esistenza, se non in quella tregenda irreale e folle che Grunewald ha costruito intorno al Sant'Antonio della Tentazione, per la chioma trascinato a terra da un orrido mostro. In basso, nell'angolo a sinistra, si rannicchia, coperto di ulcere luetiche, il corpo di un internato dell'ospedale di Isenheim. Al di sopra si leva due le teste e plurime le braccia, un'ibrida creatura, pronta a colpire a morte il santo con un osso mascellare. A destra, le zampe di trampoliere, un volatile che con braccia umane brandisce un randello. Alle sue spalle, al suo fianco, verso il centro del quadro, l'uno sull'altro aggranchiati fauci come di squali e draghi, rastrelliere di denti, nasi gipposi da cui la morva cola, froge pinnate, gelatinose belli e corna, cute come di mesentere stroflesso, protuberanza dell'intera vita nell'aria, sulla terra e in acqua. Questa è per lui il pittore, la creazione, immagine della nostra insana presenza sulla superficie terrestre, di una rigenerazione che corre lungo ripidi tracciati, le cui forme parassitarie avvinghiate l'una all'altra e l'una dall'altra di partite già concresciute come infero sciame irrompono nella quiete dell'anacoreta. Così Grunewald descrisse, usando tacito il pennello, le urla, le grida, i gorgoglii, i farfugli di una recita patologica, alla quale, come ben sapeva, lui stesso e la sua arte appartenevano. Quel collo torto nel terrore che onnipresente nelle figure dipinte da Grunewald lascia coperta la gola e il volto consegna spesso a una luce vacinante, è l'estrema risposta dei corpi a una natura ignara di equilibri che cieca compie l'uno dopo l'altro esperimenti privi di costrutto e come insano bricolaire, ecco, distrugge quanto appena ha creato. Sperimentare,
fino al limite postremo, e l'unico suo scopo germinare, perpetuarsi e riprodursi, anche noi attraverso di noi e mediante i congegni nati dalle nostre menti, in un'unica accozzaglia, mentre alle spalle gli alberi verdi già perdono le foglie e nudi, come spesso si vedono nei quadri di Grunewald, svettano incontro al cielo, ricoperti i rami morti d'una stillante materia paludosa. L'uccello nero che nel becco reca il pane di a Sant'Antonio, rintanato nel deserto, è forse quello che a noi vola sempre più depresso. Uccello dal cuore di vetro, del quale un altro santo di tempi più vicini predice che il mare cacherà. Ed ecco che l'acqua bollire sino a esaurirsi, mentre la terra trema e la grand'urbe dalla torre bronzea prende fuoco. Il Papa si ripara sulla chianta, le tenebre si spandono e là, dove precipita lo scrigno nero, una polvere gialla e grigia ricopre la campagna. Sarò breve perché sennò qui siamo un po' lunghi. Allora, cosa fa Sebald? Questo è il primo esperimento, questo libro poi è il primo esperimento, come il momento nel quale ciò che sarà lo scrittore si manifesta per la prima volta, quindi è un libro epifanico anche per il lettore, che di solito in italiano per esempio l'abbiamo letto dopo tutti gli altri libri di Sebald perché è stato tradotto dopo, ma in realtà è l'inizio. Sebald parte sempre da qualcosa di reale, di esistente, una vita, un oggetto, una persona, un edificio. In questo caso parte da un pittore, Grunewald, che però è anche un'assenza, è il contrasto violentissimo fra quadri pochi per una vita, veramente pochi, nessun quadro profano, 5 crocifissioni, un pittore che non ha avuto gloria, non ha avuto fama, la sua fama al tempo della sua vita non è mai uscita dai confini della Franconia, è rimasto legato a Francoforte, a Magonza. Non è mai stato, è un contemporaneo di Dürer, più o meno, almeno i tempi della sua vita si svolgono in quel periodo lì, ma non lo conosceva nessuno. Quando nel 1675 von Sandrart, che è il grande biografo dei pittori nordici, diciamo così, viene chiamato infatti volgarmente il Vasari del Nord, si mette a cercare informazioni su questo pittore di cui ha avuto da un suo amico e allievo un disegno ereditato direttamente dalla vedova, scopre che nessuno ha niente, non si sa niente di quest'uomo, nessuno l'ha mai sentito, non ho trovato nessuno che sapesse dirmi qualcosa di lui, scrive von Sandrart, rimane sbigottito perché questo è un grandissimo pittore di cui non è rimasto già niente nel 1675, figuriamoci dopo. In realtà Grunewald è un grandissimo mistero perché non si sa neppure se sia esistito effettivamente o chi era. Le ricerche accanite di decine di grandissimi storici dell'arte e anche filosofi che hanno scritto di Grunewald hanno rivelato che al tempo di Grunewald esistevano 3 pittori che potevano essere lui. Uno si chiamava effettivamente Grunewald, uno si chiamava Gottis Dittard e l'altro si chiamava Grun. E le esistenze di queste 3 persone sono simili, parallele, in qualche caso si sovrappongono, in qualche caso no. E non si sa chi sia stato effettivamente Grunewald, forse solo il pittore che dipinse la pala di Senheim, dice a un certo punto Sebald. Ecco, Sebald io penso che sia attratto a Grunewald ancora prima che dalla sua arte, da questa esplosione dell'identità, perché questo è uno dei temi che sarà in tutte le opere di Sebald successive, cioè tutti i suoi personaggi sono personaggi che si sono perduti, che hanno perso una parte di sé, hanno perso il loro nome, un pezzo della loro storia. Quindi il mistero di Grunewald indubbiamente lo affascina enormemente. L'altra cosa che affascina Sebald di Grunewald è la recita patologica, l'avete sentito prima, l'idea della creazione come recita patologica. Il pezzo finale della lettura di prima è proprio un manifesto di estetica, perché Sebald sta descrivendo una parte del politico di Issenheim, in particolare si concentra sul pezzo di Sant'Antonio, era quello che voi avete qua, che in effetti è stupefacente almeno quanto la crocifissione,
Io ho trovato sempre indelebile e definitiva per me la crocifissione, una delle cose più, le opere più sconvolgenti dell'arte occidentale, chiunque vada a vederla non ne esce indenne, perché è un Cristo putrefatto e disfatto e distrutto dal male di Sant'Antonio. Se l'avete sentito, racconta l'unica cosa che si sa di questa palla, che fu dipinta effettivamente per l'ospedale dei monaci antoniti che si occupavano dei malati del morbo di Sant'Antonio, fuoco sacro, e la malattia insieme alla lebbra appunto era la più spaventosa, faceva marcire le membra. E noi sappiamo che era originata dalla segale cornuta, insomma da un fungo che avvelenava la segale cornuta, che era l'alimento dei poveri tra l'altro, e quindi uccideva in particolare i poveri dell'Occidente, della nostra Europa medievale fino al 500 inoltrato, e attaccava le membra mandandole in cancrena, facendole diventare nere e poi facendole cadere. La carne si disfaceva emanando degli odori nauseabondi. Quindi era una delle malattie più spaventose che potesse colpire un essere umano. I monaci antoniti si curavano i malati di questa malattia. Si entrava nell'ospedale per il quale Grunewald dipinge la pala per morire, non c'era cura. Chi si ammalava di questa malattia era sicuramente condannato a morte. E Grunewald dipinge un incredibile polittico al libro, del quale si potrebbe parlare appunto giorni interi, perché poi anche solo la complessità della visione lo rende eccezionale, ma soprattutto dipinge il Cristo degli ultimi, il Cristo per queste persone che erano escluse dal mondo, erano come i lebbrosi, una volta rinchiusi in questo ospedale per morire, erano i derelitti. Ecco, Grunewald dipinge, chi fu il pittore che ebbe questo nome, dipinge un Cristo come loro, piagato come loro, e riporta i segni del male, della carne, addirittura le areole della malattia intorno ai buchi di questa pelle. Quindi guardando questo Cristo, gli ultimi degli ultimi sentivano che se anche Cristo era come loro, anche loro potevano essere salvati, era venuto per salvarli. Ed è un quadro che parla effettivamente di questo, anche a chi non crede, a chi non ha la minima, non è che è lontanissimo da tutto questo, perché è veramente una crocifissione diversa da tutte le altre. Ceronetti, per esempio, è un grandissimo scrittore italiano che ha scritto di Grunewald, perché appunto Grunewald è un pittore degli scrittori, anche amato da tutti gli scrittori, dice che invece della pala di Isenheim ciò che resta è la resurrezione, che l'orrore del male rappresentato dalle altre predelle non è niente senza la resurrezione, e scrive una pagina eccezionale su quella resurrezione che avete visto prima. Invece Sebald parla della crocifissione e si sofferma su Sant'Antonio, la tregenda dei mostri, questa è la resurrezione che piaceva tantissimo a Ceronetti, e invece Sebald si sofferma su questi mostri che tormentano Sant'Antonio, e due cose vanno dette, poi mi spengo, del mostro malato, perché anche questa è una delle rappresentazioni più allucinanti. L'uomo malato in primo piano è chiaramente anche questo riprodotto con una precisione anatomica raggelante e agghiacciante, ma nello stesso tempo inserito in una sinfonia visionaria che va al di là di Bosch, cioè di qualsiasi cosa, cioè veramente il diavolo disfatto. È il male in azione, la tentazione del male, che Sebald conosce molto bene, quindi resta completamente affascinato soprattutto da questa cosa. Dopodiché, ultima cosa, come lo racconta, come si racconta tutto questo? Sebald fa un'opera, un poema in 7 quadri come Hindemith, forse non casualmente, sceglie 7 argomenti e più o meno ti ruotano intorno al mistero dell'identità, della sparizione di quest'uomo di cui tutto si è perduto. L'altro tema che incrocia la vita di Grunewald, che interessa a Sebald, che sarà centrale poi nella sua produzione successiva, è l'ebraismo. Di Grunewald, però non si sa se del Grunewald che ha veramente dipinto queste predelle, eccetera, si sa che ebbe una moglie che era un'ebrea convertita. E un matrimonio infelice per la malattia, perché Anna si ammala, finisce in manicomio. Quindi follia, ebrei d'Europa, sono due grandi temi che Sebald letteralmente ingloba, no? In sé, saranno al centro di quasi tutte le opere successive. E poi l'ultimissima grande questione, che è il rapporto con la storia, di cui parlavo appunto oggi con al master,
L'altro tema che interessa Sebald, ma che incrocia la vita di Grunewald in pieno. Chi era Grunewald non lo sappiamo. Sappiamo che uno dei pittori che portava quel nome, o che poteva essere lui, entrò al servizio dell'arcivescovo di Magonza, l'altro è al servizio di due fratelli della Franconia. Però a un certo punto uno di questi tre possibili Grunewald crede nella rivoluzione contadina di Windsor, epoca della riforma, sogno dell'insurrezione contadina in Germania. Questo che non fu Grunewald, che fu lui, abbandona tutto per unirsi a Münzer e si accorge che il sogno dell'insurrezione contadina è una mostruosità, abbandona queste orde ormai propriamente fuori controllo per tornare effettivamente a fare soltanto il pittore. E questo viene citato è una versione, non sappiamo se è il vero Grunewald, chi dei tre fece tutto questo, però qui si pone il problema dell'artista davanti alla storia, che cosa fare, restare fuori, buttarsi nella storia, partecipare. E Sebald cita l'episodio di Richheimer, che era uno scultore di cui si sa per certo che partecipò all'insurrezione con Münzer, e al quale per punizione, quando poi ci furono, mi sembra, 25.000 morti o 50.000 morti, insomma fu uno sterminio pazzesco, perché la rivolta venne ovviamente repressa nel sangue, e lo scultore ebbe spezzate le braccia in maniera che non potesse più dipingere e più scolpire. Questo viene citato nel poema, e chiaramente anche lì sentiamo che è uno dei grumi di questa storia che interessa veramente a Sebald. Non sono in grado di valutare la bellezza lirica di questi versi, perché chiaramente li leggo in traduzione, però sicuramente il libro nel suo insieme è straordinariamente bello, perché poi ci sono anche altre biografie, oltre a quella di Grunewald, una è quella di un esploratore, un altro di visionario sognatore, e il terzo è lui stesso, cioè è Grunewald stesso, e Sebald stesso che mette in scena la sua nascita fra le macerie della Germania, e quindi è come se questo libro un po' seminale ci fosse già tutta una poetica, e dentro c'è il vortice di Grunewald, che è il grande enigma dell'arte tedesca del Cinquecento, che noi italiani forse conosciamo poco, perché appunto è in Germania che si deve andare a vederlo. Intorno all'enigma della creazione, in realtà concludiamo questo giro, questa piccola costellazione, intorno a un racconto che forse, come dire, è l'ur racconto, è l'oggetto che tutti quanti gli scrittori che si occupano in qualche modo della pittura e interrogano la pittura finiscono in qualche modo con l'attraversare, perché è il capolavoro sconosciuto di Honoré de Balzac. Ne facciamo sentire prima una pagina, diamo a Marcella Vitiello voce. «Entrate! Entrate!» disse loro il vecchio, raggiante di felicità. «La mia opera è conclusa, ed ora posso mostrarla con orgoglio. Giammai pittore, pennelli, colori, tela e luce faranno una rivale di Catherine Lescaut!» In preda ad una viva curiosità, Gorbiot e Poussin corsero al centro di un vasto atelier pieno di polvere, ove tutto era in disordine, e videro qua e là dei quadri attaccati alle pareti. Si fermarono prima davanti a una figura di donna a grandezza naturale, per metà nuda, che li riempì d'ammirazione. «Oh, lasciate stare, quella!» disse Frenofer. «È una tela che ho impiastricciato per studiare una posa, quel quadro non val nulla!» «Ecco i miei errori», seguitò, mostrando loro delle splendide composizioni appese tutto intorno. A quelle parole Gorbiot e Poussin, stupefatti da quel disprezzo verso opere simili, cercarono il ritratto promesso, senza tuttavia riuscire a scorgerlo. «Ebbene, eccolo», disse loro il vegliardo. I suoi capelli erano spettinati, il volto acceso da un'eccitazione soprannaturale, gli occhi scintillanti. Era affannato come un giovane ebbro d'amore. «Ah ah!» gridò. «Non vi aspettavate tanta perfezione! Siete davanti a una donna e cercate un quadro! C'è tanta profondità in questa tela! La sua atmosfera è così vera che non riuscite più a distinguerla da quella che ci circonda! Dov'è l'arte? Perduta, scomparsa,
Ecco le forme stesse d'una fanciulla. Non ne ho forse colto a dovere il colore, la nettezza del contorno che sembra delimitare il corpo? Non è lo stesso fenomeno offertoci dagli oggetti che sono immersi nell'atmosfera come i pesci nell'acqua, ammirate, come i contorni si staccano dallo sfondo. Non vi sembra di poter passare la mano su questo dorso? Così, per 7 anni ho studiato gli effetti dell'unione della luce con gli oggetti. E questi capelli, forse che la luce non li inonda, ma è l'ha respirato, credo. Questo seno, vedete? Oh, chi non l'adorerebbe in ginocchio? Le carni palpitano, sta per alzarsi, aspettate! Scorgete qualcosa? Chiese Bussana Bourbieu. No, e voi? Nulla. I due pittori lasciarono il vecchio alla sua estasi e provarono a vedere se la luce, cadendo a perpendicolo sulla tela mostrata loro, non ne neutralizzasse tutti gli effetti. Esaminarono allora la pittura mettendosi a destra, a sinistra, di fronte, abbassandosi ed alzandosi a più riprese. «Sì, sì, è proprio una tela», diceva loro Frenofer, ingannandosi sullo scopo di quell'esame scrupoloso. «Guardate, ecco il telaio e il cavalletto, ed ecco infine i miei colori e i miei pennelli». E afferrato un pennello, lo mostrò loro con un movimento ingenuo. «Il vecchio brigante si prende gioco di noi», disse Bussard, tornando dinanzi al preteso quadro. «Io qui vedo soltanto dei colori confusamente ammassati e delimitati da una moltitudine di linee bizzarre che formano una muraglia di pittura». «Ci inganniamo, osservate», riprese Bourbieu. Avvicinandosi, scorsero in un angolo della tela la punta d'un piede nudo che fuoriusciva da quel caos di colori, toni, sfumature indecise, una sorta di nebbia senza forma, ma un piede delizioso, un piede vivo. Rimasero pietrificati d'ammirazione davanti a quel frammento scampato ad un'incredibile, ad una lenta e progressiva distruzione. Quel piede si mostrava là come il torso di una Venere di marmo pario che sorga fra le rovine di una città incendiata. «C'è una donna là sotto!» esclamò Bourbieu, facendo notare a Poussin gli strati di colore che il vecchio pittore aveva gradualmente sovrapposto, credendo di perfezionare il suo dipinto. I due pittori si volsero istintivamente verso Frenofer, cominciando a comprendere, ma vagamente, l'estasi in cui viveva. «È in buona fede!» disse Bourbieu. «Sì, amico mio!» rispose il vecchio ridestandosi. «Occorre fede! Fede nell'arte e vivere a lungo con la propria opera per produrre una simile creazione». Marcella Vigliello. Allora, adesso si mette alla prova la mia capacità di essere brevissimo. Vediamo se ce la facciamo. Allora, prima di tutto volevo dire, a proposito di queste bellissime opere di Grunewald, sempre per tirare acqua al mulino francese, ormai mi sono compromesso, che c'è un bellissimo testo di Wismans su questo quadro di Grunewald, dove c'è un dettaglio interessante sul Cristo. Lui della crocifissione, il suo innamoramento va alla figura bianca della Madonna sostenuta da San Giovanni, perché poi la contrappone alla Madonna dell'Annunciazione, che lui trova una sfarfiosa che ha ricevuto una proposta indecente e non gli piace proprio. Wismans è un famoso scrittore francese del decadentismo ed è un cattolico fervente negli ultimi anni della sua vita. È uno grande stilista, un grande prosatore. Va bene, poi il dettaglio interessante, poi arrivo al mio Balzac, è che lui dice che le mani grifagne del Cristo, i piedi contorti, ma soprattutto la fisionomia brutta, cattiva del Cristo, segue una teologia contemporanea a Grunewald che dice che Cristo nell'atto della morte assume momentaneamente tutti i peccati del mondo e quindi è la smorfia che gli viene da questa assunzione di tutto il male del mondo nella forma dei peccati. Va bene, chiudiamo la parentesi sempre molto interessante di Grunewald e veniamo. Questo chef d'œuvre inconnu, capolavoro sconosciuto,
è del 1846 e ha già tutti gli elementi, sia quelli che ho indicato in Proust che quelli che ho indicato in Zola. Diciamo, c'è, è come se ci fosse una scienza del romanzo dell'arte dell'artista, da cui in cui elementi vengono combinati diversamente. Balzac è un po' un capostipite per l'Ottocento francese, naturalmente. E fa parte di una raccolta della Comédie humaine che va sotto il titolo Études philosophiques, studi filosofici. Balzac scriveva racconti, sono più di 20 racconti raccolti in questo volume, però questo aggettivo philosophique si spiega perché sono tutti racconti che mirano a narrativizzare sia la cosmologia di Balzac, che è un ammiratore del mistico svedese Swedenborg, sia la sua mistica, perché c'è un aspetto mistico, lui insegue alcune figure che hanno una natura umano-angelica e su queste figure, per noi improbabili, costruisce dei romanzi ammirevoli, due o tre almeno. E poi anche il terzo elemento che sta dentro questa cosa di Balzac è la sua antropologia. Allora, in questo caso siamo nella Parigi seicentesca e sono tre i personaggi della novella, più una fanciulla che arriva verso la fine. Questo primo personaggio è un giovane pittore, povero e sconosciuto, che desidera conoscere un pittore invece di successo, il pittore che era stato il pittore seicentesco importante, di origine non francese. Allora, il pittore giovane, povero, desideroso di avere un rapporto con l'artista adulto ammirato, niente meno è Nicolas Poussin, grandissimo pittore francese. L'altro pittore, a noi meno noto, ma un grande pittore, lo si vede in molte collezioni dei musei francesi, si chiama Porbus. Il terzo, il più presente, il più attivo, il più memorabile, è un pittore di invenzione che si chiama Fred Hofer, ha un cognome germanico palesemente. Fra l'altro voglio dire che per quanto riguarda le pitture di Grunewald, noi diciamo che è stato a Colmar. Va bene, chiuso questo scherzetto. Allora, subito c'è l'incontro dei tre pittori, nel senso che il giovane Poussin si introduce in casa di Porbus al seguito di Fred Hofer, che è il maestro dei maestri. E lì comincia una discussione sulla pittura di straordinario interesse, perché si mescolano sia vecchie teorie dei trattati di pittura, de pittura rinascimentali, sia le novità di cui è appassionato Balzac. Le novità sono i principi, le leggi della termodinamica, iniziati a formulare a fine Settecento e poi formalizzati del tutto all'inizio dell'Ottocento. Allora vediamo di che cosa discutono. Chi più che una discussione è una lezione. Fred Hofer fa una lezione, entra, vede un bellissimo quadro di su Maria l'Egiziana che sta dipingendo Porbus e gli dice: un bel quadro, ma è vivo? Ha una corposità? Ci puoi girare intorno? Ha un movimento? Il piatto, se lo tocchi è freddo, hai voluto mettere un po' di disegno e un po' di colore, ma non hai spinto né da una parte né dall'altra, perché se spingi sul disegno allora devi avere l'asciuttezza di Holbein, di Dürer, se spingi sul colore allora devi straripare di colore come i veneziani. Che cosa vuol dire con questa osservazione? Che lui lo precisa lo stesso Fred Hofer, e cioè Balzac: il disegno è l'anatomia di un corpo, e agli occhi di Fred Hofer, ma il commento è palesemente di Balzac, l'anatomia di un corpo è come possedere la sintassi di una lingua. Non basta per fare il poeta, ci vuole la retorica. Il colore è la retorica, infatti si dice normalmente i colori retorici, è un'espressione che si usava, la coloritura della prosa viene dalla retorica. E allora Fred Hofer vede questo disegno come anatomia, pure anatomia di un corpo, mentre quello che gli interessa, la parola la mette in bocca a Fred Hofer,
ma è una parola che gli appartiene in pieno ed è fisiologia. Balzac ha scritto molte fisiologie di professioni, la fisiologia del matrimonio, la fisiologia del denaro, la fisiologia del notaio, in cui vuole, diciamo, entrare nel funzionamento vitale di queste cose. Non gli basta una descrizione statistica, per esempio, o formale. E quindi lui dice: il disegno è come un confine, è una linea nera che crea un confine, una frontiera, e poi dentro ci si mette il colore. Ma il colore, e qua viene la termodinamica, è calore, e il calore è movimento. Allora, se tu riempi questo corpo che è delineato disegnando di colore, calore e movimento, là hai la sintesi perfetta, che però, dice lui stesso, Frenoffer, mette in guardia Purvis da voler arrivare a questo punto estremo del suo logico ragionamento, se la sintesi non è equilibrata, succedono delle cose terribili. Nel senso che se c'è un eccesso di colore, questo sarà il caso di Frenoffer, cioè se tu straripi col colore, sovrabbondi col colore, e cioè dai molto calore alla figura, dai molto movimento alla figura, la rendi viva, come direbbe Frenoffer, allora può darsi che succedano due cose: che o il disegno è così forte che resiste e spegne il colore, oppure che il disegno cede e allora tutto straripa e si perde ogni forma. E sarà la sorte, l'avete sentito nella lettura, la sorte di questa pittura che lui sta dipingendo da 10 anni, questo quadro che deve essere il quadro sublime per eccellenza, il quale non diventa altro che una corsaglia pazzesca di colori. Quando Purvis dice, o Poussin, adesso non mi ricordo, dice vedendolo, nello stupore, nel terrore di quello che vedono, il grande maestro ha fatto questo mostro di quadro, dice: qui sotto ci deve essere una donna, e segno che lì c'è stato un disegno. E poi il colore ha straripato e ha lasciato indenne solamente quel pauroso meraviglioso piede da cui si intuisce che l'opera sarebbe stata viva se non fosse stata seppellita sotto questo eccesso di colore. Il finale triste di questo racconto è che l'indomani di questa scoperta, dove sono l'epigrafe tombale di questo quadro e questo scambio veloce di battute, Purvis chiede: tu vedi niente? No, niente, risponde Poussin. Cioè il quadro non c'è, è sigillata la morte di questo quadro. 3 righe sotto si dice: l'indomani Purvis, inquieto, si recò a casa di Frenoffer, seppe che durante la notte era morta e prima aveva bruciato tutte le sue tele. E qua finiamo ringraziandovi della pazienza. Chiude questa nostra cavalcata letteraria delle famiglie della pittura una breve sezione cinematografica dove, come dire, lo spostamento è ulteriore. La letteratura si interroga passando attraverso la pittura e qui il cinema interroga la letteratura cercando, spesso con fatica, di riprodurre la qualità creativa del pittore. Vedrete 3 brevissimi segmenti, sono 10 minuti in totale, e uno viene da Jacques Rivette, La Belle Noiseuse, che nel 91 cerca La Belle Noiseuse. Il quadro che sta dipingendo Frenoffer si chiama esattamente La Belle Noiseuse. I dizionari in mio possesso non portano una traduzione di Noiseuse, che sembra essere una parola dialettale remota, ma significa la donna attaccabrighe. E Rivette, che è maestro della Nouvelle Vague, cerca, come dire, questo tentativo di attraversamento balzacchiano. Seguirà un pezzetto da L'Evre di Pierre Cardinal del 1967 e poi l'ultima curiosità, Ottavio Seriani, che è georgiano, regista georgiano, naturalizzato francese. Nell'84, nel suo film, tra l'altro il più celebre, I favoriti della luna, fa un riattraversamento di Perec. Non è precisamente storia di un quadro, forse ispirato all'altro suo romanzo famoso del 65, Le cose. Fatto sta che c'è un furto con riduzione progressiva di un quadro che passa di mano in mano, quindi in qualche modo riattraversa il nostro argomento. Buona visione e poi ci salutiamo. Thank you.
infinita, come dire, possibilità di riproduzione, di furto è scasso, con scasso. Passa da anarchici a ladri il quadro, si riduce sempre più di dimensioni. Oggi abbiamo viaggiato fra i sogni, fra le apparizioni e le false percezioni, quello che vorremmo fare, non sappiamo fare, quello che immaginiamo di fare attraverso l'arte e i modi in cui gli elementi, come dire, dialogano fra loro infinitamente, tra 8 e 900 arrivando fino ai nostri giorni. Non so se dalla sala c'è qualche domanda per i nostri ospiti, per Melania Mazzucco o per il professor Berlino. Siete sazi, c'è abbastanza bellezza per stasera. Allora non ci resta che innanzitutto rimandarci al prossimo appuntamento, il 21 febbraio abbiamo un grande tema, serve e padrone, avremo il professor Amitrano e Lisa Ginzburg che racconteranno di Tanizaki, di Louisa May Alcott e di Dezio Costolani, quindi attraversiamo tutto il mondo, dall'Ungheria al Giappone, agli Stati Uniti, e parleremo quindi anche di alcuni temi forti della condizione femminile e del gioco hegeliano di servo e padrone. E quindi per stasera non ci resta che ringraziare tutto lo staff della Linea Scritta e Marco Alfano per la ricerca delle immagini e per i film che avete visto stasera, e poi vi chiediamo di fare un applauso a Melania Mazzucco, al professor Berlino, e le magnifiche Irma Villa Marcella Vitiero. Allora, Irma per Regina Madre presto, Marcella cosa? Tra poco, Locas è in scena, quindi andate ad applaudirle, sono strepitose, straordinarie. Grazie a Lux per il Banco Libre e al Banco BPM che ci consente ancora per un anno di essere qui. Grazie, chi è? Al comandante, certamente, e a tutti voi per essere, come dire, così gentili nell'accoglierci. Grazie alla Marina Militare per questa affettuosa accoglienza. Grazie ancora, buonasera.